load up on guns. Bring your friends, it's fun to lose and to pretend she's over. Amiche e amici di Sport Più TV, iniziamo la stagione qui dal Pala Gianni Asti con questo Reale Mutua Torino contro Latina. Chi meglio di lui, un attore che avete visto tantissimi anni sulla televisione, direttamente da Beautiful, abbiamo scoperto che c'è un cuore giallo-blu. No, sì, Daniel McVicker, che questo è mio figlio, siamo qui a Torino e seguiamo questa squadra, Basket Torino, dall'inizio, anche Auxilium di prima. Guarda, è molto bello per me, per prima giallo-blu è come Lakers un po', per quello sento a casa, come sono Los Angeles, ma più di quello, io penso che lo sport basket in Europa è più interessante di NBA, perché è più sport. E NBA durante i campionati è più intrattenimento, è più un circo, ma durante i playoff è sport lì, ma qui è sport dall'inizio, dalla prima partita, e io certamente sono abbonamento qui e io trovo questo molto bello. Senti, ma a Torino cos'altro fai oltre che tifare per i giallo-blu? Ma io faccio un cavolo. No, io sono nel Parco Valentino con mio figlio a giocare street ball, ma sono in giro per Italia e anche questa barba è per un film che sto facendo tra 10 giorni in Sicilia. Sono ancora attivo come attore, ma anche come ambassador e global director per Marco Di Lusso di Gavetti Group a Sant'Andrea, Top Properties. Ma guarda, questa è la mia attività, soprattutto sono un papà. È un papà di un bimbo che gioca basket, che ama basket. Forse è venuto questo amore di suo papà, forse. Allora ci troveremo anche nelle prossime partite per commentare tecnicamente. No, io sono qui e guarda, mi piace questa squadra quest'anno di Basket Torino. Sono tornati tanti italiani, questi nuovi americani, mi piacciono loro, sono molto stabili come personaggi, ma anche bravi come giocatori. Gianni è un coach molto capace, per quello c'è speranza. Io so, c'è Trapani ha messo tanti soldi, stanno facendo un grande show, va bene, ma ogni tanto per cena mi piace mangiare un po' di squalo grigliato. Kenneth Viglianisi, penso che sia sempre bello tornare qui a Torino. Sempre molto bello, diciamo, questa volta peccato per il risultato, però devo dire tutte le volte è una cornice stupenda di pubblico, la città, tutto, davvero, è una città che merita pallacanestro di alto livello, di livello superiore, probabilmente per quello che si vede qui al Pala Gianni Asti. Avete tenuto 3 tempi, poi nell'ultimo mancava la benzina. Sì, per 3 tempi siamo riusciti, aiutati un po' dalle percentuali, siamo riusciti a tenere duro. Il quarto abbiamo un po' mollato difensivamente, voi siete stati bravi, devo dire, a punirci ogni possesso. Bisogna fare meglio i primi 3 quarti anche, troppi punti presi in transizione difensiva, troppe disattenzioni, però complimenti ovviamente a Torino che ci ha messo del suo. Federico, complimenti, grande partita, doppia doppia di un peso specifico perché porta la prima vittoria del campionato. Sì, dai, è stata una bella partita combattuta. Siamo partiti un primo tempo non come volevamo, abbiamo concesso troppo e in difesa nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, siamo riusciti a scavare un attimo di vantaggio che abbiamo tenuto fino alla fine, quindi dai, un bel inizio. Sicuramente la grande presenza nel pitturato, ma avere Cusini in squadra per te è un bel upgrade, ti sta comunque insegnando qualcosa le esperienze magari di un esperto come lui? Sì, sicuramente io e Cuso lottiamo ogni giorno in allenamento, ha 38 anni ma ha un'energia di un ventenne e mi sta aiutando molto in tutto, dalla difesa all'attacco, mi sta dando un po' l'esempio che provo a seguire, lui è stato un grande giocatore, è ancora un grande giocatore, quindi sicuramente è un plus che proverò a utilizzare al meglio quest'anno per continuare a crescere. Hey. Yeah.
Okay, Dante, another good game, but the most important, the first win of the championship. For sure, man. It's a great win, but we gotta stay humble with this. It was because we didn't play well until the fourth quarter, I think. But I think we're gonna have a really long season, but a lot of good times during the season. This is the first one, so we gotta stay calm and keep working. Because honestly, we didn't have a great week of practice, so this one was tough, and it was for me really tough getting back in the rhythm of game because I've been out for at least 2 weeks. So, but I mean, I'm glad we pulled this out, especially for the fans. Tonight you helped the team a lot with 4 triples at the end of the game. Yeah, man. I'm glad they went down for me. You know, that's not even my game, but they went down for me. So I'm glad I could help the team. You know, a win is a win. We'll take it. Luca, grande partita oggi. Hai dato il tuo contributo offensivo, ma soprattutto hai dato tanti assist, tanti cioccolatini ai tuoi compagni. Sì, è stata una partita difficile. La prima eravamo tesi, come è normale che fosse. Ho cercato di dare energia ai miei compagni sia davanti che dietro, ho sbagliato un po' di tiri che dovevo mettere, però alla fine il risultato ci sorride, quindi siamo contenti, prendiamo 2 punti e continuiamo a lavorare. Importante quindi, oltre che l'attacco, oggi è stata la difesa, senza quella sarebbero andate diversamente le cose. Sì, no, sicuramente, però penso che eravamo all'intervallo 49 punti subiti e abbiamo finito a 71 loro, quindi penso che il passo in avanti l'abbiamo fatto lì e quello deve essere il nostro marchio di fabbrica. Capitan De Vico, una vittoria sudata perché Latina per 3/4 è riuscita a tenere testa con delle percentuali incredibili. Ma lo sapevamo, loro sono un'ottima squadra da quel punto di vista, tiratori, giocano duro, sapevamo che sarebbe stata una partita sporca. Non abbiamo giocato assolutamente come volevamo in difesa, quindi punteggio alto e subire 49 punti in casa non è assolutamente accettabile. Ci siamo detti questo fine primo tempo e siamo riusciti a ribaltarla e sicuramente a giocare meglio in difesa. Abbiamo avuto qualche problemino, ieri Ghiro si è rotto il naso, quindi nonostante questo era importante portare a casa i 2 punti. Adesso ci aspettano 3 partite difficilissime, quindi partire così era fondamentale.